tanti ospiti sono qui e ci hanno raggiunto nella nostra radio, tutta mista di vari emittenti che sono sia locali che in giro per l'Italia. Abbiamo un ospite, caro Francesco, ce lo presenti tu? Sì, abbiamo qui in compagnia nostra, c'è Giuseppe Abbagnale, una stella del canottaggio italiano. Buongiorno, come sta? Buongiorno, bene. Insieme a suo fratello Carmine siete un pezzo di storia dello sport italiano, stelle del canottaggio mondiale, con 2 titoli olimpici e 7 mondiali all'attivo. Orgoglio che portate avanti ancora oggi. Beh, diciamo che fortunatamente la nostra carriera è stata ricca di successi, con 3 componenti della famiglia, tra cui non solo io e Carmine, ma anche Agostino, che ha regalato all'Italia sportiva diversi allori mondiali ed olimpici. Questo ha fatto sì che il nome Abbagnale si fissasse nella mente della gente e sì, magari durasse anche nel tempo. E a proposito di oggi, abbiamo il documentario Due Con, in cui sarà mostrata la storia di come sacrificio, passione e forza di volontà hanno portato a quegli enormi risultati. Una storia quindi di riscatto, come quella degli invisibili che sono protagonisti in questi giorni a Giffoni. È un po' questo il potere dello sport. Beh, diciamo che questo è un progetto che in cui siamo stati coinvolti da amici, conoscenti, naturalmente degli specialisti del settore della comunicazione della televisione, ci hanno chiesto di essere affiancati in questo progetto. È un progetto ambizioso, parla di noi sicuramente in termini molto realistici, facendo magari tesoro di quelli che sono, ecco, in questo caso la parte invisibile della nostra carriera. Quindi aspettiamo poi di vedere il prodotto finale per dire se siamo stati bravi, sono stati bravi a raccontare quello che è il pensiero che vorrebbe tramandare questa iniziativa. Assolutamente. E allora, dato che il film già c'è, noi siamo a Giffoni, ma soprattutto, caro Giuseppe, siamo in una radio. Se abbiamo tutte queste componenti, quale sarebbe la canzone della tua vita, sicuramente, che potresti condividere con tutti noi? Ce l'hai una canzone? Beh, io sono sono da un punto di vista musicale molto nazionalista, anzi sono nazionalista per antonomasia, e quindi ho sicuramente i miei cantanti preferiti, ma sono quasi tutti italiani. I miei cantanti preferiti dell'epoca, molti dei quali purtroppo non ci sono più, sono naturalmente Pino Daniele, sì, Dalla, Battisti, ahimè, poi ce ne sono anche altri un po' più recenti. E Bennato è uno dei miei preferiti, e sono tra questi le mie canzoni preferite. Quindi sceglierne uno non è facile, ma individuati i personaggi, ognuno di questi ha una canzone che è un ricordo particolare. Ti posso fare giusto un'ultima domanda? Se tu dovessi fare un programma radiofonico, in questo caso lo faresti a 2 oppure da solo? Magari lo farei a 3, coinvolgendo anche Agostino, che è il terzo degli Abbagnale. Che bello, è bella questa condivisione. Noi ti ringraziamo, caro Giuseppe, anche per aver condiviso, per essere stato ai microfoni di Radio Giffoni Now, e ovviamente viva lo sport e viva Giffoni sempre. Assolutamente viva lo sport, viva Giffoni, e grazie per questa opportunità.